Yakov. That was a sweet story back there, but it still doesn't explain why Janna hates your guts. Why do you think? I didn't ask to be a father in a shithole like this. You know what the survival rate is for kids? But turned out I was wrong. Little girl managed to grow up after all. Who knows? Maybe you did her a favor. If you hadn't been such a bastard, she wouldn't have gotten tough enough to survive. Yeah? You go and tell her that. She'll love you for it. In the end, death beats every gambler. I said, shut it! Jenna, Jakob told me what happened between the giant beasts. Huh. Did he tell you how my mother died? I'm sorry. No kid should have to see that. Even better. I saw it twice. The first time in a vision. You know, I tracked down Jakob. Begged him to come back. Because he wasn't there in the vision when she died. I thought, if he was there, maybe it wouldn't come true. But Jakob doesn't listen to anything I say. Outrider, if I may, as an altered, you are not allowed to join our ceremony due to scientific complexity. But rest assured, your presence in our humble camp is appreciated. I personally oversaw preparation for your private hut. There's a place to rest, food, even a bottle of something special. You'll find it by the stairs to the ceremony tent. Mean to keep going. What is it you're looking for, friend? I'm not your friend. You don't know what's out there. There are things I could tell you, things I could warn you about, but you would not believe these things. What makes you so sure? Because the things I've seen, even I do not believe them. Skurlock's little ceremony? How was it? It's weird. A bunch of rambling speeches about brotherhood. We all picked stones from a basket. And hey, there was music and free drugs, so not all bad. Where's Ahidi? Went off with Skurlock talking some science mumbo jumbo. Well, he'll be back. No, he won't. Your friend picked the black stone. What are you talking about? You're taking him to the facility. Get me out of here. I'll lead you. Αγιά. Zahidi, where are you? Zahidi, do you copy? Shit.
Hey, boss. Did we really have to bring Cora? Oggi giochiamo senza webcam perché è previsto l'installazione del nuovo green screen stasera alle 7 live sul mio canale YouTube. Very few know what goes on inside. And how do you? I used to help him make it. Until he took a friend of mine prisoner. Skurlock has his laboratory here, but it's Kang and his soldiers who run the stronghold. They will not welcome you kindly. Siamo a fare una doccetta. Ci siamo lavati molto bene. Andiamo a salvare Zahidi. Stop! Hey, how you doing? I'd like to see Dr. Zahidi, please. This facility is off limits. You will not get a second warning. Sì, ma suo potere in realtà, cioè, perché non lo usiamo in maniera un po' più smart quando giochiamo, invece di sfondare pareti, eh? Che è successo? Un attimo di buio, non abbiamo capito perché. Dai, che sei cadavere. Ok. Bene, bene, bene. Ci piace, tutto bene. Abbiamo uno che si è un po' cacchiato. Vediamo che si sta muovendo verso di noi. Arrabbiatissimo. Ma ha fatto una brutta fine. Un altro pirla. Ok. One pir left. E cominciamo la ascesa al 21° livello. E salirò alla cacchio di... Cioè, in realtà il colpo dovrebbe essere andato... No. Vabbè. No, vabbè. Pensiamo un attimo così. Vabbè. Che dobbiamo fare? Eccoli, eccoli, sono triggerati. Oh, 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 dove vai? Ma dove vai? Se la fiammetta non ce l'hai. Mi recupera qualcosina, grazie.
Vai indietro. Adesso ti vedo, ecco di qua. Vabbè, ho capito, ma che cacchio. Vabbè. Aspettiamo i comodi del signore qua, cioè. Niente, cioè l'erba antiproiettile, come vedete, è un'erba molto particolare, cresce solo su Enoch. Dai. Ti vedo, ma non ti becco, ok. Così ha deciso il gioco. Fatemi capire, cioè munizioni dove stanno sopra? E come ci arrivo sopra? Di qua? Posso fare il giro? Non posso fare il giro? Non posso fare il giro? Però posso eliminare un po' di pirla. Non gliela posso mai fare, non ce la faremo mai. Dai, esci fuori, per piacere, esci fuori, grazie. Ringraziamo il nemico stupido. Andiamo in copertura. Cerchiamo di capire dove sta. Non riusciamo a capire perché. Facciamo il giro largo. Teniamoci. Esatto. Facciamo il rifornimento. Ok. E dopo aver rifatto il rifornimento dovremmo riuscire, forse sì, forse no. Ok. Vediamo un po' che ci dice qua. Qua non vedo proprio nulla. Ah, non ci possiamo passare. Ok, vabbè. Di qua grazie. Ok, un po' di loot.
sempre indeciso, ahimè, e questo non va bene. Procediamo con molta calma, più o meno, non troppa. Pugni della perseveranza. Tiago, where's Skurlock's lab? Look for the stairs leading up to Skurlock's hut. He'll be holding your friend there. Siamo belli pieni di armi. Non so quanto possa servire questa pistola. Dobbiamo ripulire l'aria. Non gli facciamo nulla. Adesso forse sì. Allora, primo obiettivo della giornata è quello di togliere questa inutile e imbarazzante ma che testa c'hai, oh? Aia, ci abbiamo dei problemi giganti, abbiamo problemi giganti. Eccolo qua, un problema sta arrivando, li mortacci tua. Sono stati pure avvelenati. Non ci manca niente, non ci facciamo mancare niente oggi. E vabbè. Vedere di dove ci possiamo mettere in copertura. Comunque vediamo così. Un saluto a Pablo. Ah, welcome back. I miss you, Pablo. All fine? So you are in Mexico, if I remember. Ok, clear.
Good, good. Forza Messico. Ok, che cosa possiamo cambiare qua? Vediamo un attimo. Assolutamente nulla. Nulla, nulla, nulla. Nulla però, tra poco. Quindi della perseveranza. Ok. Boom. People. Yes, yes. That's what they injected us with. He needed bone marrow for the antidote to work. All those people who escaped the war came here to die instead. And I was next. You think that was easy for me, Doctor? It's random. It has to be. Except for you. Safe from your own lottery, I suppose. How convenient. I create the antidote. I keep us alive. How many exactly have you sacrificed for your little utopia? I am not a monster. I carry the burden. A few must be sacrificed so many can live. Ah! Oops. Ah! What are you going to choose who lives and dies? I don't hide behind a basket of stones. When I kill a man, he knows it was me. Bye-bye. Take as much as you can carry. You didn't have to kill him. He was a man of science. There's so few of us left. He was a self-righteous murderer. What does that make me, then? His antidote, God help me, we're still gonna use it. You haven't yet seen anything. Basta la vista, baby. Oh, August. Oh, gross. Oh, my God. Is that a native of Enoch? I found August out there, lost and alone. Tried to give shelter, but Skurlock only saw a specimen to experiment on. This changes everything. Please. It can talk. Oh, Scott, please. August. It's all right. They're not like the others. They're friends. Okay. You're free now. Go home. I remember. Get Dr. Zahidi back to my truck. He's in one movie. Avatar. Okay, Avatar. Avatar style. August does not disappear. So much is moving ways we cannot perceive. Okay, move on. I know a back exit through the caves here. That can lead us out to safety. Get Zahidi out safe. I'm going back out the front door to deal with Kang's new arrivals. Look at that. Wow.
Jakob, I got Zahidi out. He's on his way. Yeah, very weird. Whoa. Stay down. What the? Where is you, mother? Fuck. Benvenuto a Teo Gamer 84. Oggi stiamo streamando senza il green screen, senza la webcam, ma in realtà alle 18 sul mio canale YouTube. Faccio anche un po' di promozione lì. Farò un unboxing e l'installazione del nuovo green screen, un gimbal e una staffa appunto per il green screen. Se no, dove lo mettiamo? Comunque, un saluto a Teo Gamer. Ricordo a Teo Gamer che stiamo streamando il gioco in inglese, ma con il sub ITA e tutto il resto in ITA. Spero che vada bene, insomma, anche perché abbiamo Pablo che è, insomma, ha un po' di difficoltà con l'italiano, ma insomma, troppo in due lingue contemporaneamente non lo posso settare, e quindi... Vieni da papà, porca miseria, non così, non intendevo questo. Ai, non l'ho visto proprio, non l'ho visto. Boom! Via la capoccia. E via la seconda capoccia! Facciamo collezione di teste. Ok. Facciamo molta attenzione perché non siamo messi proprio benissimo. Ai, un altro cattivone. Aia, ti sta un po' massacrando. Mettiamoci in copertura. Non così. I mortacci si mette in copertura come cacchio vuole questo. Eh no. Ma pappa. Un brodo. Rischio, abbiamo rischiato. Ok. Pablo, where do you learn Italian? Dove hai imparato l'italiano, Pablo? Una festa, venite alla festa. Venite qui alla festa, c'è la festa qua. Alco gratis. Non ci sono donne, però vabbè, questo è un problemino, però. Abbiamo la musichetta ridicola di sottofondo, ma è fatto apposta, diamo una, diciamo, un'atmosfera diversa, una gameplay alternativo. Quindi, se volete un gameplay alternativo, venite da me. Non posso offrirvi un caffè, però insomma, come se l'avessi fatto. Boom! No, niente boom. Dai, esci per piacere. Ok. Che vedevo di dove dobbiamo andare?
Ok, almeno prendiamo una decisione. Andiamo di qui. Vorrei fare il giro in copertura, evitare un attimo, ecco, che vedete, bisogna essere sempre previdenti qui su Enoch, perché come ti distrai te lo mettono dietro. E vieni qua, papà, vieni, vieni, bello. Aia, te pareva, non eravamo coperti benissimo. Vediamo di trovare una posizione migliore. Cos'è il Duolingo? Dopo con Duolingo? Ha imparato... Ah, da una ragazza... Ah. Bene, bene, ottimo. Viva la Sardegna. Siamo stati in Sardegna, nonostante la pandemia. No, quest'anno, l'anno scorso in realtà. Consiglio la Sardegna. La Sardegna è stupenda. Forza Casteddu. Non so cos'è Casteddu, però. Abbi pazienza. Scusa l'ignoranza, ma non so cos'è il Casteddu. Non ho idea. Assolutamente non ho idea. Si mangia roba che si mangia? Dai, thank you. Grazie per la tua morte. Ci spostiamo. Abbiamo la giusta musica, la giusta atmosfera. Serve solo la giusta kill. Che arriva fra poco. 3, 2, 1. Morto. Oh, ma che simpatici. Ma che simpatici. I mortacci vostri. Ok, ho fatto una grigliata a volo, roba buona. Ah, ok, Cagliari, ok. Non conoscevo il Cagliari, questa cosa, vabbè. Vedi, a volte... c'è sempre da imparare. Bene. Quando non capisci qualcosa, dimmi che io I try to translate in my very bad English. English, un English molto molto renziano, because chi italiano capisce cosa ho detto. Abbiamo anche una pizza e una seconda reaction shock. Ok, magari sapessi parlare spagnolo come parli tu in italiano, fidati. Fidati. Chiamo sul sicuro, però se questo non si muove. Ok, grazie. Ma che mira di merda, è morto o che cosa? Abbiamo dei rumori strani, weird sounds.
in background. I don't know what it is. I should have left your companions to rot in their bile. But Skurlock wanted them saved. And look where we got them. I won't be making the same mistake. I will hunt you down. A gift to take. One second, please. Give me. Keeps his word. Good. I won't have to worry about after you. Okay. I know it. I fucking know it. Boom. Esce, lo sapevo, e vai ancora. Te pareva ancora questo. Ok, so far so good. Ho messo, devo esercitare l'italiano perché ho messo e non al mio curriculum, ma nel mio curriculum. So I can fix your Italian if you want, if you don't offense. Yes, party started, ok. Porca miseria, questo ci fa male. Questo ci fa male, porca Eva. Scappa di morte. No, ci siamo incastrati. No, qua ci siamo incastrati. Vabbè, mo che si fa? Se muore? Vai, dai, via. Non ce l'abbiamo fatta. Ma pure i mortacci sua, c'ha pure i poteri ultra speciali. Non so come cacchio. Ho capito. Io ho capito tutto quello che vuoi tu. Ho capito, però. Sta tirando di tutto. Siamo morti. Forse sì, forse no. Scusate, abbiate pazienza. Sto un po' lampicciato. Vai, cacchio. Outrider, we made it out to the convoy. Your new friend knows this area very well.
I think he can be trusted. You're welcome. Okay. Siamo. Ci abbiamo un sacco di roba da vendere. A lot of stuff to sell. Anyone else out there wants to kidnap Zahidi first? Funny. I'm on my way. Siamo. Ci siamo. I take it you're here for a reason. Camp's beginning to panic. Nobody will be mourning Skurlock, but without the antidote, we're not going to be able to extend it. There's a large stash in the lab. We only took what we needed. I know it's there. I assisted Dr. Skurlock in his work. What's there won't last long. There may be something we can do that the doctor would have never been willing to risk. For so long, our only contact with those beyond the forest was deceit and death. You understand that the antidote requires a steady supply of human flesh. But there's one thing that they have in steady supply beyond the forest. It's the dead. You're proposing a trade? Bodies of dead soldiers. We harvest their spinal fluid, and in return, we share the antidote. And there are those who will never forgive what you've been part of. I know. But if we share what we make, maybe we can start to make amends. There is still one problem, though. The sap of the Toka tree. It's the hardest ingredient to obtain. Tiago used to be the only one capable of it. But now that he's part of your party. Okay. This should be interesting. Another mission for us. I wouldn't have asked you to harvest that sap if there was another way. There's no antidote without it. Tiago said he would help you find the Toka tree. We really can't waste any time. Outrider, got a minute? What the hell did you see in there? Huh? A real alien? Like a bug-eyed missus? We can... Okay... Talk with Chana. I'm sure it wasn't easy. Growing up with Jakob around, trying to be a dad. Believe me, he was the least of it. Being a kid in this
fucking war? I've heard stories. I can imagine. No, you can't. You know, you don't look much older than me, but I heard you got to magically jump over the past couple of decades. Honestly, you got no idea what it was like growing up in this nonstop bloodbath. Do you have any idea what it's like watching your whole fucking planet die? Shit. I'm sorry. You must have lost people. Yeah. Yeah. No. Is it true? You met some kind of native and it disappeared in thin air. We have a lot of secondary mission unclear. Very, very lot. We move out. Right away. East. There's a ravine to the east. You'll have to go south around it. You know this forest? I've gone further than anyone else. I'm not a deserter. I came into this forest because I'm an explorer. A voyager. Like you, Outrider. We're heading beyond the anomaly. Don't know if we'll be coming back, but we could use a guide. Kurva. This become a regular clown car. Have to report this to Gutman. Can't believe we've been next to an alien civilization all these years. In this case, aren't we the aliens? These ruins are ancient. If beings like the ones we saw sent the signal, it wasn't from here. Are you sure we're still heading in the right direction? Honestly, Outrider, I don't know. But if you can get a receiver above this tree line, we should be close enough to pick up the trail again. I know the structure. Give me a radio, I can guide. Ready whenever you are. Interesting friend you made. How'd that happen? Fate, perhaps. Stumbled upon August while exploring the forest. Lost and alone. In eyes that could see my soul. August ran at first, but got cornered by a beast. I was there as a savior. As if preordained. August wasn't so afraid of me. Are there others? August is the only one I've seen. We taught each other the little we could of language. Skurlock didn't take long to find us. I got it. August. He or she? I'm not sure myself. You'd think with all my visions, hey, Outrider. Look, nothing against the new one. I mean, he isn't the new one, but he's not the worst one to fight. Chana's visions. But no more. Are
scare di più? Her fucking visions. You know, I have visions all the time too. I have visions of whore sucking my Long John Silver, but it never happens. Shut if the level of the music is too high, I can set up better. Let me know. Tiago, I hear you gathered the sap of some tree to help Skurlock make his antidote. Not just any tree, the Tuca tree of the deep forest. Where it dwells, the creatures of the forest gather in great number, almost as if they're protecting it. Search beyond the stronghold, my friend. You'll know the Tuca tree by its shiny blue sap. Okay, one beast to count. Good. Okay, conquer this. Fine. Okay, thank you for your feedback, Pablo. Non sono un grande fan. Diciamo che qualche partita la vedo, ma diciamo che here there are a lot of ci sono molti tifosi di calcio, quindi molti come qua abbastanza, in maniera abbastanza simile a come avviene in Messico o in Spagna, quindi
parliamo di Napoli, la città di Napoli, però insomma io non sono un grande fan del calcio, quindi ahimè, purtroppo. Facevo più gli sport tipo MotoGP, Formula 1. Quindi sicuramente insomma sono stato motociclista, portato per I was a biker. I have my Ninja ZX10. E insomma, ho girato un po', insomma, Italia, e soprattutto sono stato in Sardegna, Corsica, Sardegna, Corsica. In English Corsica, Corsica. And then, quindi, però adesso purtroppo non ce l'ho più, l'ho venduta. E quindi, vabbè, che dobbiamo fare? Però seguo Superbike, MotoGP, con molto molta attenzione. Questo posto no. Ma perché? Mannaggia, l'avevamo quasi fatto. Ok. Done. Sì, napoletano, non napoletano. Napoletano, ma diciamo che abito qui da un bel po', i miei sono di Napoli, sono nato al nord Italia. Ho vissuto anche al nord Italia per un po' di anni, diciamo sì, diciamo che effettivamente potrei considerarmi napoletano. Abbiamo un punto in tutto questo, un encomio da una ricompensa. Ok, già queste già sono reclamate. Ok, un punticino. Il regno delle due, il regno delle due Sicilie è roba vecchia, però. Ok, diciamo che sì, è una cosa insomma abbastanza storica. No.
Aia. Aia. Ci ha assorbito tutto, porca miseria, figlio di Vabbè, prima o poi doveva succedere. Allora, raggio phaser, questo abbiamo, l'ondata di fuoco, scoppio cinireo, riscaldamento. Non lo so. Non credo che farà molta differenza. Eccolo qua. Maledizione, cioè è un'abilità impossibile, perché ci assorbe tutta l'energia, siamo praticamente fregati. Siamo mica stati nell'acqua, vabbè. Cioè l'unica cosa, possiamo scappare, non possiamo fare ben altro. Possiamo solo scappare, l'unica soluzione, purtroppo non possiamo affrontarlo direttamente perché si fa leggermente il sedere a strisce. Vabbè, ti sei trasportato, rimottacci sua. Vabbè, guardate, solo una botta ci ha dato. Una sola, non due, una. Eccolo qua. Allora, ti è piaciuto, figlio di... Ok.
Scusate l'attimo di un attimo così di e purtroppo il mio sangue, diciamo del sud, che esce fuori in queste fasi concitate, avete bontà. Ok. Ok. Ricordo che questo non è automatico. Ah no no, a posto. No no no, a postissimo. Ottimo, 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 ottimo. Ottimo, ottimo. Ok, ritorniamo al campo, vendiamo un po' di cose. Stiamo, abbiamo l'inventario praticamente strapieno. Ce la fa vendere da qualche parte? No, forse no, forse al limite le possiamo mettere via, però vorrei, no, a questa non ci dobbiamo dire niente, giusto? Sembra che infatti non abbiamo niente di, ah, un collezionabile. Ok, rapporto di Zaidi. Eh sì, qua sì, appunto quello che abbiamo fatto prima, però insomma non abbiamo potuto scegliere, quindi ha ucciso uno scienziato, insomma. Vabbè, quindi commenta un po' tutto quello che è successo, insomma. Ok, se un giorno questo comunicato dovesse raggiungere la Gran Maresciallo Gutmann, sappia questo, nonostante i miei dubbi, continuerò a seguire l'Outrider che ha assegnato questa missione. Vabbè, vabbè, ci supportano, bene. Ok, allora possiamo in realtà vendere. Ok, vediamo a lei, perfetto, quello che volevo. Una cosa che non possiamo fare la multiselezione, almeno non credo, perché vediamo se c'è un modo per selezionare. No, bisogna per forza. No, no. No, per così, non c'è altro comando, per cui. Vabbè, andiamo. Troppo. Dobbiamo selezionare un po' di roba.
vabbè, qua ci fa con il cecchino, ma non con quell'altro, vabbè. Quindi sembra che sono superiori, ma rispetto al cecchino, vabbè, comunque. 9,67, vabbè. Questa non la possiamo eliminare. Vabbè, siccome sono un po' rotto le scatole, aspetta, no, questo qua, facciamo così, così. Qua, andiamo su quelli là, ok, questi qua più vecchi. Ok, così. Ok, ok. Posto, posto. Andiamo. Ok. Abbiamo venuto un po' di roba. Vediamo un po'. Almeno 5786, 10.000. Vediamo cosa, se c'è qualcosa di buono da acquistare. Non mi piace. Non c'è il mirino. Se lo possono ottenere. Capisco che è sicuramente molto potente, però 2.000. Ok, 1713 contro, quanto è il nostro fucile attualmente, se ce lo dice magari ci fa un piacere. 1549, vabbè, più o meno, insomma non è tale da giustificare il tutto, vabbè, io passerei. Ci potremmo andare a Trench Town a portare il trofeo. Il trofeo, quindi andiamo a portare il trofeo di caccia a Trench Town. Se riusciamo a tornare, non si può. Dove sta il. Dove sta? Ecco qui. No, questo è matchmaking. Questo è Jacob. Andiamo da Jacob. Ok, torniamo a Trench Town. Ok, sì, grazie. E quindi a Trench Town. Breve, ci saluteremo. Per chi poi vorrà continuare a seguire, farò una live sul mio canale YouTube, diciamo temporaneamente su YouTube, hey, anche se di solito le live le faccio qui su Twitch. Una live di tutt'altra natura, facciamo un unboxing, insomma qualcosa di un po' più rilassante. Allora, 1500. Abbiamo, ecco qua, abbiamo una roba interessante, vedi, 1600. Insomma, cominciamo insomma a ragionare, insomma adesso abbiamo un 970, io direi, allora, no, vediamo un pochettino. Abbiamo questa qui, penetrazione corazza 15%, 17, quindi questa qua mi sembra un po' meglio, nonostante, ok, 18% se forse, ma questa a lungo raggio, questa spacca, questo a lungo raggio spacca proprio, per cui io direi andare su questa. Sì, sì, poi vediamo pure questa, non ci interessa, ok. Vai, è andata, dai. Dai, senza ripensamenti, dai, è andata. Where else are you gonna find good stuff like this? Ora siamo un po' più cazzuti, ok. Ok, ci abbiamo. Dobbiamo andare. Andiamo un attimo al bar a portare. Wanna try the new blend? Call it the liver spinner. Ho un trofeo. Ah, due ne abbiamo fatti.
primo. In realtà non posso averli tutti e due, mi servono. That'll do nicely. Ok, e posso restituirti anche il secondo trofeo? Cioè qua dovremmo... non... Ok, the second one, ok. E il terzo, ecco. Qui. Brutta, ma brutta, brutta, no, brutta. Che dobbiamo fare? Che facciamo? La prendiamo? Corazza al sterminatore. Questa però già abbiamo preso quell'altra. Che dobbiamo fare? Anghingo, tre civette su Comò. Vabbè. That'll do nicely. No, no, non mi piace proprio, però. La cambieremo a breve. Those monsters ain't gonna kill themselves. But the gear I'm selling will. If you need a little extra. Vabbè, è comunque cattiva, però non è nel nostro stile. Non è nel nostro stile, sinceramente, però. You just kick back and have a drink. Now I'll give that reward money to someone else. No big deal. Vabbè. Welcome to Trench Town. No, ok, possiamo solo rigiocare la missione, non ci interessa. I got an empty spot on my wall just waiting for it. Usciamo dal bar. Ok. Penso la prossima live faremo un po' di secondaria, perché sono rimaste praticamente tante, ma tante veramente, quindi vediamo se riusciamo a parlare con... Take advantage of old Atta, they all... Oh, who's that? Pablo, is that you? No, I'm not Pablo. Forgive me, dear. I'm Atta. The world is hard and the day cruel. I've had some visitors recently who left me rather worse for the wear. You look cold. Can I give you something? No, I was just... Nonsense! I have some warm broth in the pot. Let me get you a cup. Warm broth sounds good. Here you go. Pay attention for the bones, dear. Broth will warm the soul, but a little bone can kill you. And isn't that just life right there? These visitors, they giving you trouble? A young couple, deserters from the war. The young deer was pregnant. And what could I do? Leave them out in the cold? No, I hid them from the authorities. I took the risks. And like they always say, old Atta is too gentle for her own good. They stole from me. They took my ring, my pendant, the last things I had from Earth. Gifts from my dear late husband. I don't want them harmed. All I care about is what they stole. I would give everything I have in return. Why not? I got nothing better to do. Grand Marshal's got us patrolling the damn town. Ok, allora con questo outfit un po'
praticamente insolito. Ci prendiamo una pausa, riprendiamo a brevissimo, meno di mezz'ora, però sul canale YouTube, come vi dicevo, faremo una live, un unboxing di tre oggetti. Per quanto riguarda invece Outriders, continueremo immediatamente dopo o stasera sul tardi. Adesso purtroppo devo un attimo pianificare tutti gli impegni, però non so se Pablo, are you there, still there? I don't know if you're still there. Maybe not, I don't know. Ok, nel caso c'è ancora Pablo, lo salutiamo, salutiamo tutti. E quindi vi ricordo che a breve alle 7 saremo in live sul nostro canale YouTube, ma a breve ritorneremo con la 17esima parte di Outriders. E quindi ragazzi, per il momento è tutto, e quindi mi raccomando, seguitemi su Twitch, e se avete voglia andate a vedere anche i video che faccio su YouTube, e condividete e mettetemi like se potete. Per il momento è tutto, io ringrazio della visione e alla prossima live.